Eccoci qua ragazzi, dopo tantissimo tempo finalmente siamo tornati nella postazione unboxing, quella in camera, perché ovviamente oggi essendo un unboxing bello ignorantello meritava di essere fatto in camera, quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di quest'ordine, ma prima di andare a vedere che c'è all'interno di quest'ordine dovevo dire una cosa molto importante ragazzi, perché iniziate già da subito, cioè ve lo dico adesso così almeno vi avvantaggiate, a preparare a mettere 300 miliardi di trilioni di like, perché ragazzi sto per fare uno spacchettamento epico. Quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Anzi, non è che sto andando a fare uno spacchettamento epico, sto adesso aprendo una cosa che poi andrò a spacchettare. Quindi con calma ragazzi, adesso vi spiego tutto. Allora, scusate sempre l'abbigliamento sbracciato, solamente che si crepa di caldo e siccome ho finito adesso di lavorare ancora sto sudando quanto un maiale, ho fatto pure la rima, quindi solo per questo merito già un like a prescindere. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo ordine scontrino che possiamo togliere. Allora ripeto, ordine fatto da Pianeta Hobby, link sta sempre in descrizione sotto al video, quindi lo potete trovare facilmente. E andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo ordine, però non vi spoilerate, attenzione. Io direi di iniziare subito con questi qua, attenzione. Abbiamo quattro, non so se si vede, mi dovrei alzare, lo so che mi dovrei alzare per farvi vedere meglio, solamente che come sapete ho finito adesso di lavorare, sto stanco, sto sudato e non mi vado ad alzarmi, quindi ve li faccio vedere così tanto si vede lo stesso. Abbiamo quattro Movie Pack edizione scheda, The Dark Side of Dimensions, The Dark Side of Dimensions, vabbè insomma avete capito. Eccole qui, guardate che spettacolo. Questi qui li andrò ad aprire prossimamente sul canale, non so di preciso quando, perché prima devo aprire altre cose. Ma appunto, uno voglio diciamo aprirlo in un video per farci una cosa e vedere che cosa pulliamo, ragazzi. Perché voglio fare qualche spacchettamento anche di Yu-Gi-Oh! Quindi, proprio perché voglio fare qualche spacchettamento di Yu-Gi-Oh! Eccoci, anzi, no, prima ancora, aspettate, con calma, ragazzi, non dobbiamo sbrigarci. Perché abbiamo qui un'altra cosetta particolare, questa qui è una chicchetta che ho voluto aggiungere perché per fare una collezione che sto facendo mi servivano questi. E abbiamo, attenzione, mo c'è stato scotch, penso che ci metterò un po', devo fare con calma, ecco. Attenzione ragazzi, voi intanto lasciate un bel like, mo ve faccio vedere, non ve agitate. E abbiamo qui, attenzione, attenzione, oh, Guidola ragazzi, guardate. Questo lo devo avvicinare, se no non si vede. Lo vedete o non lo vedete? Lo vedete o non lo vedete? Abbiamo Weedle su basetta, spettacolare. Del 2006, questo è 2006. E a proposito di 2000, di 1000, a proposito di 1000, devo dire una cosa ragazzi, che... Ah no, prima devo finire di vedere qui. Con calma ragazzi, una cosa per volta. Devo dire troppe cose insieme, quindi... Con calma, mo' vi dico tutto. Allora, andiamo subito a vedere quest'altra, perché ce ne stanno anche altre. E abbiamo qui, attenzione, perché qui lo scotch non si toglie. Quindi lasciamo così, lasciamo così. Certo, un bravo youtuber avrebbe tagliato la parte in cui lo toglieva lo scotch, ve la saltava e vi metteva subito il pezzo in cui vi faceva mostrare la figure. Però, siccome io non sono un bravo youtuber, faccio così e non faccio neanche il taglio. Giusto, tanto so pochi secondi, ragazzi, per pochi secondi potete aspettare. Abbiamo qui, fantastica questa, che neanche l'avevo presa, però dopo è stata aggiunta alla fine, dopo ordine fatto. E abbiamo qui, tricco, ragazzi, guardate che spettacolo in posizione sopra le rocce. Tanta roba. E anche questo andrà nella collezione, vicino alla collezione dei tomi. E lo mettiamo qua dietro. Poi andiamo con... Attenzione, attenzione, attenzione. Concentrazione, lasciate un bel like e tutti contenti. Abbiamo qui, oh, Corsola ragazzi, seconda generazione. Questa è in prima edizione. Come potrete vedere, attenzione, non si vede. C'è il first edition qua, perché c'è sia prima edizione che non. E abbiamo qui Corsola, spettacolare anche Corsola. Che poi tra l'altro Corsola in versione Tommy mi mancava pure. Seconda generazione. Ma che so di? Mi stavo sfattonato un attimo, quello che ho detto prima, comunque va bene. Poi andiamo con... Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Abbiamo qui... Beh, ovviamente non poteva mancare un Pokémon acqua che poi adesso è diventato mezzo folletto. Boh, questo ancora non ho capito bene. Abbiamo... Pezzo di scotch. Abbiamo qui, questo non mi alzo perché non c'ho voglia.
E abbiamo qui Meryl. Spero si metta a fuoco perché non me va a dar Sam. Eccolo qui, Meryl. Ok, che casca nell'acqua e tutto quanto splash. E andiamo con ultima, ma non meno importante. Togliamo la bustina, abbiamo finiti. Abbiamo l'ultima figura e poi ragazzi vi faccio vedere il pezzo bello ignorante di questo video, che è probabilmente quello che avrete visto anche nel titolo, visto in copertina e letto nel titolo. Però adesso andiamo a vedere questo qui ragazzi, Mashup Action Figure. Non so se si mette a fuoco, spero di sì. Guardate nella posizione che sta dando il pugno, spettacolare col piede alzato. Tanta roba ragazzi, tanta roba questa qui. E la mettiamo qua dietro per la collezione. Adesso mi ero dimenticato il cartoncino ragazzi che regaliamo al primo commento, anche se c'è Covid, però ve lo regalo lo stesso, poi lo disinfettate e state a posto. E abbiamo qui, attenzione perché prima di vedere quest'ordine qua, ci hanno messo lo scotch, mannaggia, non mi potete mettere lo scotch, che se questo lo devo lasciare sealed e poi me si rovina, mannaggia. Attenzione, adesso la vediamo. Ho preso anche questa bella cartina. Attenzione ragazzi, che c'è sta lo scotch che un po' impedisce il movimento giusto di questa. E abbiamo, attenzione, attenzione, togliamo dalla bustina. Pezzo di scotch, lo scotch è maledetto, si appiccica in ogni modo. Abbiamo qui, spettacolo, Dark Magician Girl. Aspettate, mi avvicino. Questa dame devo avvicinare, non si vede. Eccola qui. Edizione limitata della CT2, ragazzi. Spettacolare artwork, rara segreta. Tanta roba. Questa qui la metterò nella collezione delle rare segrete, barra delle tin, barra, vabbè, insomma, avete capito. E adesso abbiamo quello che andremo a aprire domani. Quindi preparatevi un like sia a questo video che al video che pubblicherò domani, perché abbiamo qui Battaglie della Leggenda Armageddon. Ragazzi, in questa espansione ci sono due cartine belle ignoranti. Uno è Drago 10.000 e quell'altra è Utopia Vittorio. No, com'è? 39? Vabbè, insomma, non mi ricordo il nome, perché fa parte già di quelle lì nuove che non conosco. E che poi in realtà nuova adesso non è manco più quella lì nuova. Comunque mi piace perché quella lì è fatta, diciamo, in una maniera tipo geroglifica. Vabbè, non so come dire bene, non so manco che lingua è, e neanche se è una lingua esistente. Comunque è una carta spettacolare. E abbiamo la rara segreta Starfoil, la, aspetta, com'era? Sì, più o meno una cosa del genere. E poi c'è Drago 10.000, ragazzi, che si trova uno ogni minimo 36, dai 36 ai 40 box, 50, ognuno dice una cosa diversa, ovviamente non è che c'è sta chi sa il numero esatto, c'è sta chi magari apre il primo pacchetto e la trova, come ho fatto io con Charizard e Shiny, Ultra Shiny GX, ma non lo dita nessuno. Oppure c'è magari chi ne apre, che ne so, 40, e può essere pure che non lo trova perché trova quell'altro, quindi l'obiettivo, diciamo, sarebbe trovare Drago 10.000, anche se la probabilità è inferiore al 2,7%, ho fatto un calcolo al volo così random, quindi diciamo che non lo troverò di sicuro in questo box, però avendone due aumenta la percentuale. No ragazzi, scherzo, perché uno lo lascerò sigillato, uno lo lascerò da parte per collezione, solamente che devo decidere quale di due aprire, perché magari apro questo e non ci trovo niente, e appena hai finito di aprire questo uno pensa, aspetta, se stava in quest'altro box. E quindi va a finire che forse le aprirò tutte e due, ma ancora non sono sicuro, ci penserò più avanti. Ma uno di questi due lo aprirò sicuramente domani, quindi preparatevi perché andremo a fare il primo spacchettamento Yu-Gi-Oh! In assoluto sul canale di un box di pacchetti, perché non avevo mai aperto un box. Quindi non potevo non iniziare con un box così spettacolare. Quindi niente ragazzi, ordine è finito. Voi direte, ma un po' di che stia portando solamente Yu-Gi-Oh! Sì ragazzi, sto portando solamente Yu-Gi-Oh! Perché Pokémon... ho deciso di non fare più i video, cioè diciamo non tutti i video di tutte le cose che prendo, alcune me le lascio da parte e poi ci faccio i video fatti per bene, perché se no sempre fatti lì nell'inquadratura là in sala così messa male con la fotocamera interna venivano pure brutti, invece sono lasciata da parte delle belle chicchette che poi ve le farò vedere piano piano sul canale quando c'ho voglia di staffare il video per bene con la luce che si vede tutto bene. E niente, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e mi raccomando ci vediamo domani per l'apertura del box. Voglio 10.000 like come 10.000 dragons che troverò. Non lo troverò mai, lo so ragazzi, non lo troverò mai. Ma se lo trovo, non lo troverò mai. Ma se lo trovo, neanche voglio immaginare cosa succederà. E niente ragazzi, ho già detto tutto, quindi a domani.